Signori, bentornati sul mio canale e benvenuti alle semifinali della YouTuber Summer Cup 2024. Siamo all'ultimo giorno di questo tour de force infinito, di questa maratona. Abbiamo, come avete scoperto nei video precedenti, vissuto infortuni, nuovi innesti, cambi dell'ultimo minuto, partite finite ai calci di rigore che stranamente stavolta mi hanno sorriso, e quindi sono ancora qua a giocarmi quantomeno la semifinale. Ma ne parliamo dopo, perché intanto voglio ricordare quello che è successo fino adesso, e per farlo ovviamente ho bisogno della mia spalla per eccellenza. Chiamo accanto a me Lasagna. Buonasera, buonasera. Hai detto che avevi bisogno di ricordarti e un di ricordare al pubblico a casa cosa è successo in questi giorni. Innanzitutto, negli scorsi episodi abbiamo salutato Verona, Juve, Fiorentina e Lazio, che io ringrazio di aver partecipato, di aver visto qui in Summer Cup, ma ci vediamo l'anno prossimo. Rimangono adesso come semifinaliste Milan, Roma e Napoli. Giusto, giusto, mi stavo dimenticando dei nostri amici napoletani. C'è un'altra che deve uscire. Esatto, esatto. Bologna-Inter, che va ricordato da regolamento, sono le due migliori perdenti dei quarti di finale per la differenza reti. Ma prima di scendere in campo, vi ricordo che sono uscite le card ufficiali della YouTuber League 23-24. Le trovate sul sito di Sanmeme. Ci sono ovviamente vari bundle, box diversi, possibilità di prendere pochi pacchetti o tutto insieme al raccoglitore. E potete anche trovare i santini creati proprio da Sanmeme. Insomma, volate in descrizione, perché il tutto è disponibile fino a settembre. Dai, dai, metti un attimo in pausa. Bravo, tanto il video da qui non si muove. Poi torni e te lo vedi. Con Ematosci, volto inedito per queste interviste ancora, ma il Bologna fa paura? Bologna fa paura perché non ne trovo uno che dice vabbè, quello è scarso totalmente, perché anche Tiger, che dovrebbe essere l'arma un po' più debole, c'ha un fisico da giocatore di NBA, quindi non so, non è facile questo Bologna. Ritorna carichissimo dopo l'espulsione della scorsa partita Jay Pata, pronto a farsi espellere di nuovo. È il mio sogno, perché due espulsioni di seguito non l'ho mai fatte, quindi è un record che devo battere assolutamente. Ricordiamo che tu oggi in questa partita puoi giocare, perché appunto nel regolamento della YouTuber Summer Cup, anche se si viene espulsi in una partita, quella dopo si ha la possibilità di rigiocarla. Oggi contro l'Inter come la vedi? È la mia ex squadra, l'anno scorso abbiamo fatto grandi cose, trovarli come avversari sarà strano. Cercheremo di portare a casa il risultato per arrivare dove ci meritiamo di essere. Si parte, divertiamoci, inizia Bologna-Inter. Raimondi, subito Jay Pata molto aggressivo. Raimondi Ragnabri, si sposta Fratino, riceve, passa anche a Gilbernana. Fratino la tiene, la difende da Condispa, poi cerca ancora Gilbernana in area di rigore. Gilbernana, palo, dopo il tocco di Fene. Guarda Fratino, si è accesa Inter Bologna. Bravi raga, bravi Fene, la tiene, Condispa libero, tunnel a Fratino. Interviene Gnabry, Jay Pata, ruba palla e attacca. Jay Pata fino in fondo. La toccata a Dile, quando parte rischia sempre di far male agli avversari. Pata quando parte è questo, un numero 10 ragazzi. Batte Jay Pata, anticipato il boss della tecnica, altra ottima lettura di Gnabry. Fratino, duello con Condispa, è passato Fratino, Fratino con mille finte, poi si ferma, vorrebbe il fallo, alla fine lo ottiene. Eccoli i due talenti che si accendono, Jay Pata da una parte, Fratino dall'altra. Parte Fratino! Yeah! Fratino! Come l'ha incastrata col destro all'angolino, 1-0 per l'Inter che sblocca dopo pochi minuti. Ricomincia l'Inter, Gnabry, Fratino, coinvolge Dile, Gilbernana di prima d'esterno, Fratino può girarsi. Non viene seguito da nessuno, adesso esce con Condispa, decisivo, energico sul pallone, parte il Bologna. Sono due contro uno, Jay Pata, grande aggancio, ma anche enorme parata di Dile. Gnabry, spazio per Isak, Ematosci è liberissimo. Nessuno lo vede, nessuno lo serve, Isak decide di fare un regalo a Jay Pata. Mai regalare questi palloni a Jay Pata, lui davanti alla porta non trema mai. E allora al 10 risponde il 10. E parità tra Inter e Bologna, 1-1. J
Jepata danza sul pallone, scarica ancora fuori, posta la tecnica, Dile, gran risposta, diventa un assist per Fratino che corre, Fratino contro Kundispa, insuperabile il 27 del Bologna. Cambia lato, l'Inter con Ematoshi, fermato, finisce il primo tempo 1-1 tra Inter e Bologna. Pareggio giusto come 1-1, insomma i numeri 1-0, 1-0 fa 1-1, visto che roba. Che calcolo è? No, adesso lo metti su carta perché la qualità al potere fin qui. 1-1 tra Inter e Bologna. In gol i due numeri 10. Pronti a ricominciare con il secondo tempo? Si va. Gnabry sale accompagnato da Isaac da questa parte. Gil Bernana. Trollo complicato. Il critico se lo mangia. Davanti per Jepata. Gnabry di testa. Fratino! Palo! E poi Fene se la ritrova lì. Fratino. Ancora da solo, isolato contro il critico, cross, Gil Bernana non può girarsi, bravo anche San Morleo a chiudere, il boss va da Jepata, superiorità per il Bologna, Jepata forse troppo tardi, Isaac quasi autogol, invitato a salire Isaac, Dile da Gil Bernana, serviva precisione lì Gil Bernana, di prepotenza Gil Bernana, ha spaccato il palo, Tiger. Ma da solo sulla corsia, Gil Bernana, il boss, a terra, combatte Tiger. Fa giocare molto Marciniak, arbitraggio all'inglese. Adesso Fratino, puntato con Dispa, saltato, sgambettato, punizione per l'Inter. E anche un cartellino in arrivo, il primo di questo pomeriggio per Kundispa. Matoshi, Gil Bernana larghi, c'è anche Stefano Raimondi. Rincorsa di Fratino, va... Schema, Gil Bernana e Matoshi, come il principe Milito, sotto porta, con lo stesso numero, a porta vuota, fa 2-1 per l'Inter, schema perfettamente riuscito per i nerazzurri, e Matoshi gol, 2-1. Jepata, Raimondi non lo prende, Fratino sì, rimpallo, il boss, per Jepata, Dile... Ancora bravissimo con i piedi. Gnabry. Seguito da Jepata. Ematoshi. Chiude lo scambio forse involontariamente. Ematoshi! Stavolta fa l'assist per Stefano Raimondi. È un gioco da ragazzi. Mettere in porta il pallone del 3-1 dell'Inter. Gol di Stefano Raimondi. Minuto ancora da giocare, a pochissimo tempo il Bologna per scalare una montagna. Gil Bernana si mette bene sul destro con Dispa e Tiger sulle sue tracce, numero di Gil Bernana e paratona di Fene con palla che si impena, Gil Bernana di sfondamento, Fene a bloccare, corre il Bologna ma corre anche il tempo. Inter vicinissima alla semifinale, Bologna molto lontano ma ci prova con Jepata, è salito anche Fene. La porta è vuota, Jepata frena, riparte da solo, palla sul destro. Bravo Gabri! Terzata contro Gnabry, è finita, è finita. L'Inter si aggiunge alle altre semifinaliste, batte il Bologna 3-1 in una gran bella partita, cifra tecnica altissima. È l'Inter la quarta semifinalista della Summer Cup 2024. Vittoria 3-1 per l'Inter, ragazzi, ve l'aspettavate? Sinceramente sì, partita sofferta all'inizio, però secondo me meritavamo noi. No, amo, sei amo che... tu ti sei spaventato al quasi autogol. Cioè, chiedi a me se mi aspettavo di vincere, no. Amo, io dopo quell'autogol ero bianco dall'ansia. Contento perché Bologna, secondo me, era la più forte, quindi abbiamo battuto una grandissima squadra e abbiamo giocato veramente bene. Perfetto, Gilbert, hai qualcosa da aggiungere anche te? Certo, voglio sempre ringraziare tutte le tifosi interiste e ringraziare sempre Federico Marconi per questa grandissima emozione che nu dà la possibilità di vivere sul campo, e ringraziare il mio grandissimo portiere che sa da 3 giorni sta facendo le parate miracolo, e perché la gente come noi passa dopo passa. Allora a breve entreranno in campo non Milan e Napoli ma
i due arbitri, perché insieme vogliamo dirvi delle cose, fare un punto su quello che è successo in questi tre meravigliosi giorni. Comunque, ad ogni modo, voglio dire anche che dalle semifinali, questo è proprio una proposta degli arbitri, noi l'abbiamo accettata subito, entrambi andranno ad arbitrare la partita, quindi comunque avremo un doppio arbitro in campo, proprio perché vogliamo dare un sostegno importante, non vogliamo perderci nulla, vogliamo essere fiscali fino alla fine. E quindi Collina, Marciniak, venite pure, un grande applauso per gli arbitri. Il direttore vuole leggere un messaggio. Ah no, non posso stare vicino all'arbitro, che poi pensate Marconi League, cose strane. Allora, siamo arrivati fin qui condividendo questo bellissimo spettacolo di sano e divertimento sportivo. Ora naturalmente entriamo nella fase più calda e intensa della Summer Cup. Voglio richiamare all'attenzione di tutti i giocatori e soprattutto a tutto il pubblico di continuare a partecipare mantenendo il rispetto reciproco, anche e soprattutto a riguardo di qualsiasi decisione arbitrale. Inoltre non saranno accettati tutti quei atteggiamenti di intolleranza, gesti e parole di simulazione e naturalmente tutti i casi di violenza fisica e verbale. Simone Crispo, oggi non giocherai, quanto dispiace non aiutare la tua squadra oggi? Mi dispiace tanto, tantissimo, dico la verità, perché comunque ci tenevo a questa rivincita, anche perché se non erro anche 2 anni fa abbiamo perso in semifinale contro il Milan, quindi è ormai una partita classica da semifinale e mi dispiace molto perché sono convinto che oggi qualcosa andrà giusto, andrà nel verso giusto, diciamo. Ma vedo che le squadre ci stanno studiando negli anni, gioco che facciamo io e Ragnar, vedo che adesso tutte le squadre della Summer Cup fanno lo stesso gioco, stanno cercando delle soluzioni per fermarci, qualcuna ci ha messo più in difficoltà di altri, dobbiamo essere bravi noi a capire quanto loro riusciranno a metterci in difficoltà e quanto no. Pronti per le semifinali? L'esperienza di Brogna e di Zoccolo Duro, le pazzie di Ragnar, la qualità estrema di Samuel e di Lazza per una delle squadre più complete di tutto il torneo, nonché la squadra che ha vinto l'ultima Summer Cup. Di fronte però una squadra piena di cose, estro, talento, giocate, cazzimma, fame, anche senza Bomber Crispo. Il Napoli è uno squadrone come l'anno scorso, ma anche come 2 anni fa, una delle due semifinali è Milan contro Napoli. L'altra semifinale è Roma-Inter. L'anno scorso questa partita la decise una doppietta dell'uomo mascherato, del ragno di Ragnar, che ha già preso posto in porta. Vediamo se anche quest'anno sarà decisivo. Si parte, divertiamoci. È iniziata la prima semifinale, Milan-Napoli. Ragnar è pronto a ricevere. Samuel lo ignora. Lazza si propone. Ora Ragnar. Campo da prendere, se la giusta sul sinistro Ragnar. E fa quasi quello che ha fatto l'anno scorso. Dario Para, calcio d'angolo per il Milan. Lazza, morbido secondo palo per Samuel. Mette giù. Contro Mirko, che lo limita. Bravo il difensore del Napoli. Costringe Samuel a rientrare quasi nella sua metà campo. Adesso Zoccolo Duro. Lazza. Palleggio rosso-nero. Lazza parte. Zoccolo trova Ragnar. Ancora Zoratino per lui. Fallo calciare a sto pagliaccio! Di Mauro, viene a fare gioco. Quasi da play davanti alla difesa, adesso è l'ultimo riferimento prima di Dario, esterno, grande giocata per Schalle, rimpallo Ragnar, poi Lazza, la palla non è uscita, allora si distende il Milan, Zoccolo Duro da Samuel che fa scorrere, che destro potente, Nelson dietro da Ragnar, il Napoli tutto compatto nella sua metà campo. Attacca ancora il Milan con la puntata di Off Samuel, furbo e anche molto tecnico con questa giocata, ma c'è sempre Dario a opporsi. Di Mauro, non c'è un ritmo troppo alto, ci sono belle giocate, c'è tanto palleggio. Schalle supera al secondo palo, Schalle va per la porta, Ragnar accoglie il pallone tra le sue mani, innesca a destra Zoccolo Duro, poi il... Bravo, Dario! Sì, Dario! Alessio Bucci respinge Dario. Sempre zona offensiva per i rossoneri. Passa Bucci, si ritrova il pallone in mezzo. Bucci! Samuel. Il Napoli è riuscito a mettere praticamente un autobus davanti alla porta di Dario.
con tre uomini più uno. È finito il primo tempo ed è finito 0-0 tra Milan e Napoli, questa prima semifinale della YouTuber Summer Cup. Ragnar, davanti a te c'è ancora un secondo tempo tutto da decidere. Perché no? Potrebbe essere deciso dal ragno di Melegnano come l'anno scorso? Devo centrare la porta. Se centro la porta un altro paio di volte la palla entra. Sicuro? Sì. Si ricomincia dallo 0-0 dei primi 15 minuti. Adesso al mio fianco una seconda voce d'eccezione, un 10 incredibile. Buonasera a tutti, buonasera. Voglio solo giudizi tecnici, mi raccomando. Chiaro che questo sia un provino per te, per fare il talent, esatto, con me tra qualche mese. Esatto. No, avevo già fatto una seconda voce in una finalissima di YouTuber League con Marconi, ma ha promosso, ho detto promosso. Ha promosso? Promosso. Vabbè. Lazza! 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 Trova lo spazio giusto con il destro all'angolino. Fa 1-0 per il Milan. La messa dove Dario non poteva arrivare. E il Milan squarcia così la partita col fulmine di Lazza. 1-0. Saltano la prima pressione, tiro da fuori. Infatti non sono quasi mai andati al tiro con azione fino alla porta. Sempre tiro da fuori. Napoli ha sbagliato a non uscire bene in pressione, lui non è Ragnar, ha un po' più di qualità nel tiro e quindi è riuscito a insaccare. Primo tiro per lui da fuori. Matthew, Di Mauro, destro, sinistro, Mirko, Matthew, Brogna a fare il difensore, Ragnar a bloccare, come al solito senza guanti. Va in cost to cost, poi la dà off Samuel, vuole girarsi, 3 contro 3. Samuel ha saltato, Ciale, Samuel! Samuel! Oh, Samuel! 2-0 del Milan in neanche 2 minuti. Un tornado praticamente. Napoli ha un po' accusato il colpo e qua Samuel è molto bravo a saltare l'uomo e quando salti l'uomo in un campo a 5 diventa tutto più facile. Poi davanti al portiere riesce a trovare quest'angolo qua, molto bravo. Il Napoli che non deve scomporsi, ha accusato un po' il colpo dell'1-0, però è un limite di questa squadra, la conosco. E qua Crispo avrebbe fatto male. Punizione per il Napoli, parte Matthew, finta di Mauro Schema. E qui non poteva colpirla di tacco Mirko, l'ha messa con un polpaccio con la tibia alta. Commento tecnico, la palla di Di Mauro doveva essere più precisa, gliel'ha data col rimbalzino. Mirko comunque è un giocatore, uno dei più tecnici della Summer Cup, non era comunque riuscito a insaccare. Dario, ultimi minuti della prima semifinale della Summer Cup. Di Mauro cambia passo, Ragnar si oppone, non so neanche io come, forse neanche lui, con piede. È finita il Milan è la prima finalista della YouTuber Summer Cup come l'anno scorso, come 2 anni fa. Stavolta non segna Ragnar, ma comunque batte il Napoli. Finisce 2-0. Il Napoli si giocherà il terzo e quarto posto. Il Milan, per il terzo anno di fila, è in finale. E facciamoci due domande. Abbiamo fatto una promessa prima di entrare in campo, quella di dare l'anima, a prescindere da come sarebbe andata. L'anima l'abbiamo data, si vede, e siamo davvero contenti. E sono contento soprattutto per quell'uomo lì che sta facendo gol pesantissimi e importantissimi. Secondo gol in semifinale, anche l'anno scorso avevi segnato Harry. Adesso con chi preferiresti giocare la finale? Ti dico, l'Inter mi ha rotto sinceramente un po' le palle. Mi piacerebbe un Milan-Roma in finale, così giocano in casa con il loro pubblico qua. E magari perdono pure. Non gufo niente. Gufa niente, Lazza. Silenzio, silenzio, ragazzi. Vamo in finale, vamos! Quanto è soddisfacente sapere che l'anno scorso nella stessa identica posizione c'era la Lazio? Ma che ci fosse la Lazio o qualsiasi altra squadra contava pochissimo. Per noi è un regalo essere qui e continueremo a vivere questa giornata come le precedenti, divertendoci, godendoci ogni momento e ragionando da famiglia. Poi alla fine vedremo dove arriveremo. Riecco l'Inter in semifinale, siamo pronti anche magari per accedere di nuovo in finale? Sarebbe molto bello, devo dire. Sarebbe bella la squadra, c'è, li sento molto coinvolti, presi. Tutti vogliono dare l'anima, vogliono vincere. È bellissimo, è un bel clima. Se andrà male sarà stato comunque bellissimo, ma io credo nei miei ragazzi. Gioca in casa, ha il tifo e i colori dalla sua parte, ma ha tutto da perdere. È un gruppo che ha resistito a ogni tipo di difficoltà.
è guidata da un capitano che fa qualsiasi cosa, ma soprattutto che dà il cuore per questi colori. L'anno scorso lo ricorderete in lacrime, quest'anno vuole riprendersi quello che gli è stato tolto soltanto 365 giorni fa. Di fronte però c'è l'Inter, che ha eliminato la super favorita di venerdì, che ha ritrovato un Fratino non ispirato, molto di più, e con un Ematoshi in versione Principe Milito pronto ancora a colpire, soprattutto dopo la delusione dell'anno scorso. Vuole arrivare in fondo e vincere questa competizione. Ci siamo! È la seconda semifinale della Summer Cup. È Roma contro Inter. Noi siamo la Roma! Dobbiamo giocare questo cazzo alla finale, cazzo! Forza Inter! Forza Inter! 2-3! Inter! Buonasera da Riccardo Mancini e Jay Pata. Siamo pronti a vivere insieme Roma-Inter. Chi vince va a giocarsela contro il Milan. Si parte, divertiamoci, è iniziata Roma-Inter. Primo errore dell'Inter. Un Fratino che non trova Raimondi. Gil Bernana, voglio sottolineare, è l'unico di tutti quelli in campo, anche che hai visto fino ad ora, che si allena seriamente tutti i giorni, quindi è una condizione fisica straripante. Si vede. Mi segue tutto e tutti. Pechini! Dille come l'ha presa, con la manona protesa in calcio d'angolo. Eccola un'altra soluzione per la Roma. Gnabry. Sergio Cruz addirittura in pressione. Raimondi, errore. Rapolla! 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 È tornato Paolo Michi Rapolla con la 21 sulle spalle, anche con l'infortunio. Mette in porta il pallone dell'1-0 della Roma, che sblocca la partita. E l'Inter ce l'ha un po' questa cosa di regalare i gol alle squadre avversarie. Prima con me Isaac, adesso Raimondi si è fatto un po' prendere dalla paura della pressione di Sergio Cruz, che per la prima volta nella sua vita pressa gli avversari, mette pressione, errore, Rapolla non perdona. Premia subito la scelta di Reid. Qui vola Sergio Cruz, gioca l'Inter, è volata anche la nostra telecamera. Parte la Roma, Sergio Cruz, è solo Rapolla. Rapolla davanti a Dile, Rapolla! Dile lo ferma. Che inizio tremendo per l'Inter, con tanti spazi, con la Roma che va un passo dal 2-0. Siamo un po' stanchi. Qua intanto hanno tirato, però noi dobbiamo fare anche i tecnici. Sì. Guarda là, ecco perché. Sembra la zampa del cerbiatto. Sembra il mio crociato quando giocavo a Parma. Rapolla! Flipper. Dicevo, la Roma è veramente galvanizzata dal pubblico, infatti sta andando a 3.000, ma non tutta la partita può tenere questi ritmi. Palla prelibata di Pechini, non è la prima di questo torneo. Fratino mette il corpo contro Sergio Cruz, si agganciano, fallo di Sergio Cruz e punizione per l'Inter, con tanto di giallo per Sergio Cruz che può essere un giallo pesante. È uscito anche Gil Bernana, punizione per l'Inter. Fratino, pericolo numero uno. Fratino, schema, Gnabry, Fratino, esterno alto, lo temeva la curva sud, però ha sbagliato. Però è bellissimo vedere come la curva sud incita i suoi, veramente è clamoroso. Fratino è partito, Marconi fallo, Fratino vuole sbrigarsi, stavolta non batte in porta, Ematoshi, Pellegrino. E Fratino è l'uomo chiave dell'Inter, perché salta la prima pressione. Una Roma veramente cresciuta tantissimo dalle amichevoli che mi hanno costretto a fare insieme a loro, in cui sembravano una squadra di scappati di casa. Oggi sono veramente una squadra vera, una squadra Roma vera. Squadra vera oggi. Comunque scintille Fratino Pellegrino per una rimessa che giustamente è stata cambiata perché l'Inter l'ha battuta in mezzo al campo. Ammonito Fratino. Sergio Cruz rincorsa, Fede Marconi, Sergio Cruz prova a incunearsi. L'ha persa, Fratino contro Marconi, è destro, Fratino, palo di Fratino. E anche per Fratino, palo non è gol, ma ottima azione, riesce comunque a saltare l'uomo, a smarcarsi.
può essere la chiave della partita per l'Inter, soprattutto in fase di reazione. Fondamentale. Attenzione, forse ammonito Isaac, mi piacerebbe. No, c'è stato un controfallo, c'è stato un controfallo, perché mentre parlo riesco anche a guardare quello che accade. Isaac protestava con l'arbitro, ma è giusto. Molto fiscale su questo, ma è corretto. Sta battendo l'Inter, batte le rimesse laterali. Sergio Cruz! Sergio Cruz si è portato in spalla la difesa dell'Inter, ha scaricato col destro sotto la traversa, 2-0 della Roma, gol del brasiliano. Un grandissimo gol, si è smarcato, ha fatto quello che sa fare meglio, è riuscito a scartare la difesa tutta praticamente, c'erano due difensori, poi davanti alla porta non sbaglia mai, ottimo gol, ottima giocata, ma lo conosciamo. Raga, attacchiamo, tanto stiamo perdendo, attacchiamo, offensivi! Esternata quindi Pechini, Gnabry si mangia Marconi, Fratino! Fratino sotto le gambe di Pechini e soprattutto esulta sotto la Sud, rimette in partita l'Inter. Eccolo Andrea Fratino, 2-1. Ricordiamo che è 2-1, quindi non bisogna perdere troppo tempo a fare le esultanze. Però giustamente Fratino si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Non sente la tensione, il giocatore che non sente la tensione, fischiato, cori contro, e lui ha risposto così. Primo tempo straordinario per intensità, per occasioni da gol, per cifra tecnica, per giocate, per tantissime cose, e avanti la Roma 2-1 con i gol di Rapolla, Sergio Cruz e Andrea Fratino. Tutto ancora aperto. Super spot. E sblocca questo primo tempo per l'Inter Andrea Fratino, segnando e esultando come questa maglia. Sì, mi gasano, prima ci hanno chiesto la foto, sono stato insieme a loro, è bello che supportino la loro squadra, per me è tutto un gioco, sono venuto qui per divertirmi, mi provocano, provoco e ci divertiamo tutti. Pronti a ricominciare con il secondo tempo. Roma in campo con Pechini, Pellegrino, Sergio Cruz, Rapolla, Sic, Inter, Dile, Gnabry, Isaac, Fratino, Gilbernana. Allora ti segnalo che la Roma, ah no, ok, mi sembrava avesse messo Cruz più basso e Rapolla più avanzato, però adesso devo capire. Gnabry si fa tutta la fascia, Gnabry dentro, Gilbernana, Pechini mostruoso e poi Isaac a contrasto, c'è andato Sickwolf, calcio d'angolo per l'Inter. Pechini è un fenomeno. Ci prova Fratino col destro, Isaac pensava fosse gol. Pellegrino si propone davanti Rapolla, spara la porta, prova a ridarla ancora e stava per fare un gol incredibile Michi Rapolla. Stava facendo forse una magia, forse anche col destro di punta. Io ti invito a guardare chi è sul pallone. Gilbernana si sorpresa prende questa responsabilità, vuole si è allontanato Fratino, tutto. Vediamo se è uno schema, parte Gilbernana, Fratino fuori, vado. Isaac non esulta ora. Rapolla, Cruz. Saltato Fratino, non Isaac. Sergio, Fratino. Ribalta in fronte l'Inter. Attacca Fratino contro Rapolla. Fratino! Il tocco di Gilbernana! Ha pareggiato l'Inter! 2-2 da 2-0. Gilbertrand. Il gol vediamo a chi lo diamo, perché il tiro o comunque il 99% l'ha fatto Andrea Fratino. Il tocco, la zampata vincente è probabilmente di Gilbernana. Tocco decisivo di Gilbernana. Marconi, destro di Marconi, Dile lo contiene, poi Sergio Cruz a terra, fischio di Collina, calcio di punizione. Allora, prima l'ha preso di mano e poi ha preso la mano, poi si tocca davanti col braccio. Mano, controllo di mano, io non ho visto la gestualità, Fratino, tacco,
Gil Bernana, taglio di Matoshi, Gil Bernana va da quella parte, poi gliela dà, poi gliela dà, e Matoshi l'ha rifatto, e Matoshi l'ha rifatto la con zampa. Quello scarpino unico di ancora con la 22 di Milito, l'ha rifatto ancora, ha risegnato un gol non pesante, di più 2-3 per l'Inter. Il boss Raimondi, adesso la pressione della Roma si fa sempre più alta, dentro il pallone prova a girarsi Sergio Cruz ma non ritrova la sfera e allora Matoshi parte da solo, costo costi Matoshi contro Marconi, palla per Fratino, Fratino dentro e Matoshi spreca tutto, il mocassino di Matoshi. 3 minuti o forse qualcosa meno, 2:40 l'hai contato in testa, sì. Rabolla di Sergio Cruz fuori, Sergio Cruz fuori. Attenzione, Fratino, settore ospiti. Sono partiti gli olè dal settore ospiti. Prova la Roma, Sergio Cruz, Sergio Cruz da solo, steso, giù Sergio è Cruz. È già ammonito, è calcio già ammonito. Di punizione. È rosso per Fratino. Giallo doppio, rosso per Fratino, rosso per Fratino, punizione per la Roma. Possibile svolta della partita. Cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo? Sanguinoso errore di Fratino. Tutta la S Roma sui piedi di Sergio Cruz. Barriera schierata, Sergio Cruz, Dile, ha parato Sergio Cruz, il boss con la punta Raimondi, Pechini lascia giocare l'arbitro, Pechini tira in porta, fischio dell'arbitro, punizione per l'Inter. È finita, l'Inter con una rimonta clamorosa. Batte la Roma, finisce 3-2, una partita che entrerà nella storia della Summer Cup. La Roma vinceva 2-0, l'Inter con il cuore, con la tecnica, con la forza mentale ha battuto la Roma e si va a rigiocare la finale contro il Milan. L'abbiamo mangiato con una bella carbonara. Andiamo. Diabri di volte esagio. La finale della Summer Cup 2024 sarà anche quest'anno il derby di Milano. Da 2-0! Da 2-0! A 3-2! Roma! I veri re stanno qui! I re di Milano! I re di Milano! La gente come noi non vola mai! Dispiacere tanto, bene però che abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo fatto 4 gol al Verona, 4 gol alla Lazio, secondo me abbiamo diciamo fatto fuori, mandata ai playoff la squadra più forte del torneo che era il Bologna, eravamo avanti 2-0, siamo stati stupidi, dovevamo chiuderci, abbiamo giocato 2-2, abbiamo preso 2 gol, poi il terzo lo prendi, va bene così, cercheremo di chiudere terzi. Che belli i giovani, ma soprattutto che bello quest'Inter che è riuscito a recuperare una partita in svantaggio al primo tempo con un fantastico gol di Matoshi e si punta adesso alla finale contro il Milan, come state? Emotivamente bene, fisicamente male, ma ce la metteremo tutte. Poi guarda che guarda quanto siamo carichi, occhio Turam, vabbè. È lui. Vabbè. Direi che questo si commenta da solo, infatti. State connetti, perché adesso ragazzi, noi si riposiamo bene con questo mister che abbiamo lì. Abbiamo un attaccante di rasso che se arrivo 5 lui ne mette 4 dentro. Papà, questo vittoria anche per te e questo finale andiamo a vincere per te, perché non deve mollare cazzo. È arrivato quel momento, la finalissima 2024, passano gli anni ma sono sempre loro due a giocarsi quel posto in campo, Milan e Inter, il derby di Milano,